Ho paura, basta. Sono state presentate dal dottor Piole e dalla dottoressa Celotti dell'Istituto di incidenti notturni rilevati nelle di Forlì, Ferrara, Ravenna e Rimini, la conferma che il primato spetta le province di Schiena. Enrico, ti ricordi? Ehi, è meglio che ti faccia così, se tu ci rinunci. Dei medici di pronto soccorso a Castrocaro Terme. Ecco. C'è un somaro, provenienti da ogni parte d'Italia. No, lui mangerà l'impasto. Le inconvenienti, le esperienze di quel paese in altrettante tavole rotonde sono state affrontate numerose casistiche dalla patologia del fatto all'alcolemia e all'allergia. Lui dice che le gambine fredde ce l'avete. Il contributo di carattere scientifico nazionale, a mio avviso, hanno avuto soprattutto il compito di interventi. Sono che taglia la terra sana da una testa. Se non percepire questa terra, facciamo assaggiare anche a noi. Perché purtroppo noi ci troviamo di fronte a delle situazioni con il piatto della testina. No, meno, per forza. Guarda, ha mangiato troppo. Mangia che sta arrivando. Il presidente. No, perché è troppo. Ma che troppo? Ma scusa, non vedi che è grandissima? No, no. A me danno una fetta non grande perché io ho mangiato troppo. Dammela un po' meno. La direzione regionale del Partito Comunista ha approvato le proposte del segretario Pisani per la nuova segreteria regionale. La segreteria è completata, oltre che dal segretario Pisani, da Fulvia Bandoli, responsabile della cultura, scuola e formazione. Carlo Castelli, coordinatore e responsabile. Io gliela do con il mio cuore, segretario della Università di Bologna, e da Raffaella De Brasi, responsabile delle politiche sociali e dell'ambiente. Buona, Enrico. Si tiene un centinaio di dipendenti degli enti locali questa mattina a Reggio davanti al municipio per protestare contro la mancata registrazione. Ma mangia di Cristina da parte della Corte dei Conti. Dove è Dio? Dio si è poi recato alla via e alla Corte. La giunta comunale ha espresso solidarietà ai lavoratori. 4 mesi di reclusione per ciascuno degli imputati. Questa è la richiesta fatta questa mattina dal pubblico ministero nel processo in corso dovrà pagare la parte di imposte destinata alle spese militari. Alla richiesta del pubblico ministero stanno ora ribattendo gli avvocati del collegio di difesa e la sentenza è attesa prima di questa sera. Altri 3 miglioramenti intanto effettuati nel Belize a carico di altrettanti obiettori di coscienza alle spese militari, vale a dire Giuseppe Borghi, Lorenzo Franchini e Giorgio Bonini. Senti, i 3 avevano accettato di pagare appunto la parte delle tasse destinate alle spese militari, sì, devolvendo la stessa cifra corrispondente al centro di ricerca di cuore di obiezione. Boh. Gliel'ho data? No, farmacista. Qual era il rapporto tra la cultura e la gente dei piccoli agricoltori? No, ha cercato la risposta un convegno internazionale che si svolge l'appuntamento periodico dell'Associazione Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, del Centro Bartolomeo Borghesi, dell'École Française di Roma, dell'Istituto Regionale dei Beni Culturali e della Società di Studi Romagnoli. Quest'anno è preso più solenne da una celebrazione, i 50 anni della rivista Epigrafica, da mezzo secolo una palestra per gli studiosi di tutto il mondo che dietro le abbreviazioni di una stele o le secche parole fanno accettare il senso più profondo di una civiltà. Sai che sei messo giorno di dietro? Il materiale epigrafico costituisce la mia voce del mondo. Ed è forse per noi oggi ancora più interessante.
La mostra, allestita in Palazzo Albertini, aperta fino al 28 ottobre, esemplifica la vicenda di Forlì, valendosi anche dei più moderni aliazio. Castruccio Calvo, invece, dopo il cursus militare, preferì tornare a casa. Sto vedendo rientrare, i familiari lo hanno cercato, hanno trovato l'auto con accanto i cani. Lo ha inseguito, ha portato il figlio accanto al corpo del cacciatore. Quasi tanti incidenti stradali sulle nostre strade. Basta, 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 che di Poggio la nostra. No, Cristina, non lo prendo, non lo prendo, no, 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 Enrico, Enrico, Cinci. Mario Guerrini, un salute a te. 72 anni che ancora è vero. Dov'è zia Cristina? Possiede una delle collezioni più complete. Siamo a zia Cristina. Camicie e berretti rossi, fiavole, pistole, monete, medaglie e cimeli di vario genere. Sono disposti nelle nonna Carla, dov'è? Disposte in uno spazio troppo ristretto. Documenti, allora, lettere, autografe e manifesti riempiono scaffali e cassette. Migliaia di volumi sono ammassati nelle delle librerie. Come le ha la passione di raccogliere cimeli della storia di Garibaldi? Due insegnanti. Mi sento gli odori e comodità. Niente, un ripiano del cuore è venuto fuori. Ciao, vado a dirti. Dov'è la Cristina? Cristina? È stata fuori mezz'ora. Dove è andata Cristina? Ah, è in macchina. Ah, saremo fuori tre quarti d'ora, le quattro e mezzo siamo qui. Vai là vicino e chiamo la Lady, che voglio fare una foto al bambino con te, la mezza la Lady, dai. Mezza, giù. Lady! Ehi! Passa via!
Basta, ne hai fatta assai, via.